slalom tra i cantieri per la tradizionale alzata del pannetto dell'Assunta, processione molto sentita dagli avellinesi. Per colpa dei lavori in corso su Piazza Libertà, l'evento è stato spostato in via Nappi, nel cuore del centro storico. Non sono mancate polemiche da parte dei fedeli. A rispondere ci ha pensato direttamente il sindaco, che prendendo parte alla manifestazione ha spiegato che il restyling di Piazza Libertà avrà tempi brevi e che già dall'anno prossimo il pannetto tornerà nella sua storica sede. Polemiche a parte, la partecipazione degli avellinesi è stata come sempre numerosa e sentita. A celebrare l'alzata è stato il vescovo Marino, che prima ha ricordato le persone che vivono situazioni di disagio e sofferenza, poi ha salutato Don Sergio Melillo, nuovo vescovo di Ariano, invitando tutti a partecipare all'ordinazione che si terrà venerdì prossimo ad Avellino. Sarà un avvenimento unico, direi fondamentale nel cammino nostro di Chiesa, perché l'ordinazione di un vescovo che vede la collaborazione anche delle chiese e di Papa Francesco, che lo ha scelto, che lo ha eletto, ci pone anche al centro, possiamo dire così, di un'attenzione, di una cura, anche di un affetto, di una elezione, di una predilezione che ci rende anche orgogliosi. E per questo pregheremo poi, come è giusto fare, per Don Sergio, e invocheremo insieme per intercessione della Madonna, insieme con il vescovo e con tutti i vescovi della Campania che verranno, invocheremo lo Spirito Santo. Intanto diciamo con tutto il cuore, affidando alla Madonna lui e le nostre famiglie, la nostra città, diciamo evviva Maria! Prima dell'alzata del pannetto, spazio anche alla sfilata delle sette contrade che il prossimo 12 agosto si sfideranno nel tradizionale Palio della Botte. Dal palco il sindaco ha lanciato un appello dal sapore politico, soprattutto se letto in questa fase di crisi a Palazzo di Città, con il primo cittadino al lavoro per un rimpasto di giunta. Basta con la politica individualista, ha detto Foti, è giunto il momento per la nostra città che ognuno lavori per il bene comune. Poi ha spiegato il senso dell'alzata del pannetto per gli avellinesi. Oggi 26 luglio, giorno di Sant'Anna, la città di Avellina, di Avellino, festeggia la tradizionale alzata del pannetto dell'Assunta, che rappresenta per la nostra comunità un annuale atto d'amore, fede e devozione verso la Vergine Maria. Quello di oggi, cari concittadini, è un appuntamento a cui ogni vero avellinese non può mancare. È una festa che unisce la comunità tutta, che si affida perché confida ed è certa nella materna protezione della Madonna Assunta, madre della Chiesa, madre di tutti noi cristiani e celeste patrona della nostra città.